Un saluto ai telespettatori di Neapolitans, ben ritrovati. Questa settimana siamo in compagnia di Alfonso De Nicola, il medico sociale del Club Azzurro del Napoli. Ben trovato. Salve. Di origini beneventane, ma una grande passione, quella per il calcio e naturalmente anche per il Napoli. Una passione coltivata negli anni che poi ha finalizzato anche dal punto di vista dell'impegno professionale. Lei è laureato in medicina, è fisiatra e con la passione per lo sport, il calcio. Sono stato fortunatissimo. Fortunatissimo perché io penso che chiunque ami lo sport, il calcio in particolare, non può che desiderare di diventare medico del Napoli. Quindi la cosa è stata un sogno coltivato da giovane, da ragazzo, giocando. Sì, vedevo i miei colleghi, Emilio Acampora che correva sul campo, eccetera, e sognavo di diventare medico del Napoli. È iniziato tutto a Bari, infatti io devo molto al presidente Matarrese che all'epoca mi chiamò, io ero giovane, avevo 30 anni e quindi avevo molto entusiasmo, ero anche ambizioso, la giusta ambizione, e lui capì che io potevo probabilmente rimanere nel calcio, tant'è che mi incitò a prendere la seconda specializzazione, che era poi medicina dello sport, che è quella che consente di essere il medico responsabile di una società di calcio. Nel 2005 Pierpaolo Marino mi chiamò, d'accordo con il presidente De Laurentiis, e mi propose di venire a Napoli, che all'epoca faceva la Serie C, era il secondo anno della gestione De Laurentiis. Poi da allora in poi ci siamo divertiti. E in questa direzione il suo impegno le ha permesso anche di raccogliere tante soddisfazioni, anche un riconoscimento dalla UEFA. Credo un'università finlandese ha fatto uno studio e da questo studio è emerso che rispetto alle partite giocate, ai minuti di allenamento, rispetto agli impegni agonistici e di allenamento che i calciatori hanno, noi abbiamo la minor incidenza di infortuni e la minore assenza per infortunio, quindi praticamente i tempi di recupero dagli infortuni sono diciamo più brevi rispetto a tutte le altre società. E un'altra gratificazione arriva anche da un riconoscimento tutto americano, dall'università proprio statunitense. È stata un po' ecco, un altro colpo di fortuna, cioè quello di conoscere il professore Giordano, grande amico del presidente De Laurentiis, che ha apprezzato moltissimo i nostri metodi di lavoro e ha cominciato a inserirci nell'università americana con questi nostri metodi di studio e di lavoro. È un gruppo napoletano che in America si sta facendo valere e noi ci facciamo parte, è una cosa per noi importantissima. In cosa consiste il lavoro di un medico sociale all'interno di un club? È un lavoro fondamentale, è un lavoro da regista che da di fuori non si conosce ma si avverte in una stagione particolare anche come quella attuale, con determinati infortuni che sono stati determinanti. Pensiamo per esempio anche a quello che deve essere il rapporto psicologico che un medico deve talvolta fornire. Sì, il rapporto psicologico è forse alla base di tutto, perché lei sa benissimo che chiunque sta male deve fidarsi di un medico e non può fidarsi di un medico che gli viene imposto da una struttura, si fida del medico che lui si sceglie. I calciatori vengono e devono fidarsi da medici che sono imposti dalla struttura, quindi il compito nostro fondamentale per farci seguire è quello di instaurare con loro un ottimo rapporto, un buon rapporto. Io forse lo coordino, però il gran lavoro lì è del mio staff, dei miei collaboratori, in particolare del dottore D'Andrea che è un fisiatra anche lui, del dottore Canonico che è un medico dello sport e poi dei terapisti, dei fisioterapisti che fanno parte del nostro gruppo. Dottore, lei è stato sportivo, ha giocato a calcio, un esempio che sta seguendo anche suo figlio, impegnato anche lui nelle università, studia medicina, appassionato di calcio, e questo vale anche per la sua ragazza, sua figlia, anche lei gioca a pallavolo, mi diceva, con la passione per la medicina. Io sono un po' contento e un po' preoccupato, contento perché vedo che lo fanno con discreto entusiasmo. Un po' preoccupato perché non vorrei che lo facessero per uno spirito di emulazione.
Però insomma io cerco sempre di dire fate quello che vi piace di più, perché in realtà io mi sono divertito a lavorare e mi diverto ancora. E io sicuramente quello che devo dire a tutti i ragazzi che studiano e che vogliono fare questo lavoro è soprattutto fatelo divertendovi, perché lavorare deve essere una cosa piacevole. Grazie, grazie per essere stato con noi. Diamo insieme appuntamento ai telespettatori alla prossima puntata di Neapolitans.